stiamo già facendo i primi ritrovamenti interessanti. Non solo abbiamo trovato una macchina, quello che sembrava ciò che metti davanti a un trattore, stiamo pure trovando degli attrezzi per tosare l'erba. È incredibile. Cos'è? C'è il guidatore. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, raga, ma state scherzando? È inquietantissimo! Raga! C'è Marco! C'è la prima volta che vieni, stai trovando tutte le cose più fighe del mondo, è incredibile! Sembra fatto a tratti perché c'è questo corridoio di alberi che ti oscura la vista da dietro qua la villa e ci sono queste due cose bellissime. Ora andremo a vedere la villa qui nel giardino principale ed è davvero fighissima. Comunque la villa stramerita, ragazzi, cioè è proprio bella e a tratti anche irreale. Molto probabilmente dalle clip non ve ne sarete resi conto, anche a causa la scarsa qualità della mia fotocamera, ma dentro dove c'è questo portico, una volta salite le scale, tutto il soffitto è completamente pieno di bassorilievi, di lastre decorate, il soffitto è bellissimo. Cosa? Questo è il palazzo dei segreti. La madonna. Puttana troia, ragazzi. Ma cosa abbiamo trovato? Ragazzi, è davvero magnifico. Siamo totalmente impressionati. Penso che sia la sala più grande e più figa che abbiamo mai visitato. Senza parole. Senza parole, davvero. Ti do perfettamente ragione.
mi dissero che da questa villa venivano da tutta Europa per visitarla. Sinceramente non ci credevo, però abbiamo scoperto che i ragazzi qua dietro provengono dall'Olanda, quindi immaginatevi. Reazioni, Marco, sei contento? Sono contentissimo. Meno ragazzi. Male, dai. È bellissimo, poi ancora non abbiamo visto niente. Esatto. Adrieno, reazione? Oh, è figo. Figo, figo. Dentro quella che era sicuramente la loro vecchia biblioteca, come vediamo da tutti gli scaffali, dietro a ogni cassetto ci sono dei ripiani, quindi pensiamo che ci tenevano libri barra cose preziose al massimo. Ed è bellissimo perché gode anche di un camino che ormai non c'è più purtroppo, ma di tutte queste vetrate che sono davvero davvero belle. Doveva essere davvero un'ottima sala di lettura ai tempi. Che roba, è davvero allucinante, spettacolare in ogni sua stanza, cioè qualsiasi stanza vedi è diversa ed è sempre sempre più figa. C'è la chiesa, raga? Vediamo. Scusatemi, vai, vai, irrompo in cattiveria. Vai. La Madonna. Ma ragazzi, no.